A 10 anni dalla scomparsa di Don Gennaro Farnetano, la diocesi di Teggiano Policastro lo ha ricordato con una santa messa concelebrata dal vescovo padre Antonio De Luca, l'ex vicario generale originario di Sicilì, che fu parroco a San Giovanni a Piro, Vibonati, nel Vallo di Diano e negli ultimi anni della sua vita a Santa Marina Policastro, morì il 23 gennaio 2011 all'età di 74 anni, lasciando un intenso ricordo del suo carattere burbero ma estremamente disponibile, della sua fede autentica e della sua opera in comunione e liberazione in Campania. Diversi sacerdoti accorsi ad omaggiarlo nella cattedrale dell'Assunta a Policastro, dai più giovani che accompagnò nella fede ai prelati che hanno compiuto un pezzo della loro strada con lui. E nell'omelia il vescovo De Luca ha voluto tratteggiarne la figura attingendo ai racconti di chi gli ha vissuto accanto. Mi ha detto un sacerdote che l'ha conosciuto bene, pregava tantissimo. Pregava moltissimo. Non c'è cosa più commovente di vedere un prete che prega, perché è una delle insidie che il prete deve combattere è l'ordinarietà, l'abitudinarietà. Aveva questa modalità di approccio alla vita pastorale, il cristianesimo vissuto nella concretezza, nell'essenza delle cose fondamentali della vita. Anche il parroco di Santa Marina, Don Antonino Savino, ha lasciato la sua testimonianza. Don Gennaro è stato un fratello maggiore quando io ho iniziato i primi passi nell'apostolato. Veramente oggi da lassù lui ci guarda, ma io lo invoco perché lui, che soffriva molto la solitudine, ma come ognuno di noi, ecco, ci faccia sempre di più lavorare per la fraternità, fraternità sacerdotale, comunitaria. Questo vince tutto.